Poltronissimo on the road prosegue questo viaggio nel backstage di Elvis the Musical e adesso siamo in compagnia di Elisa Filace. Siamo felicissimi di essere con lei perché per tanti motivi, perché insomma non solo attraverso i social finalmente ci vediamo dal vivo e lei ha un ruolo importantissimo, ma adesso ne parliamo. Benvenuta. Grazie, per me è un piacerone. Nel mio camerino fresco perché abbiamo appena testato che c'è uno sbalzo di là, gli Hawaii, di qua parte tipo Let It Go a un certo punto. E... e niente, sì, io sono Gladys Presley, che è la mamma di Elvis, questa mamma in realtà giovane, che poi tra l'altro muore, sì, in realtà, sì, ecco, giovane lei, io pure, muore pure giovane, cause di... In realtà lei beveva, insomma, sostanzialmente era un'ubriacona. Non è che dice era un'ubriacona per chissà quali motivi, era un'ubriacona perché questa donna si vede allontanare il figlio. Voi pensate, questa donna degli anni comunque 30, perché prima di arrivare, insomma, conservatrice, cattolica, che vuole cercare di trasmettere al figlio tutti i suoi principi religiosi, eccetera. Magari vorrebbe che facesse un lavoro tranquillo, cosa che in realtà faceva, ma poi si trova ad avere praticamente da un momento all'altro un figlio che inizia ad avere un successo enorme. E quindi questa donna a un certo punto, se già magari aveva, che ne so, magari aveva il vizio, io mi sono immaginata che magari il bicchierino di vino che faceva bene al sangue se lo beveva, ma da lì poi ad ammalarsi proprio di quello, perché insomma ulcere, cose varie, e che la portano poi alla morte. E quindi nell'alcol lei è come se avesse trovato un po' un amico e un rifugio, e dice: non ho più niente, cosa mi rimane? Nonostante avesse tra l'altro questo marito presente con tutte le problematiche in famiglia eccetera, però Vernon era presente, era a fianco, e tra l'altro poi continua in realtà a vivere per un bel po' di tempo. Sì. Cioè, la madre e Elvis sono i primi che se sono andati. Senti Lisa, una cosa, ma questo rapporto è molto bello comunque, cioè un rapporto, allora, dire morboso non è un bel termine, morboso, però è un rapporto molto intenso con Elvis. Infatti comunque alla fine del primo atto, senza svelare, qui c'è una scena che veramente ti dicono don't cry, e invece la lacrimuccia qua. Ecco, ma la difficoltà maggiore per una ragazza comunque giovane a interpretare questo ruolo, qual è stato? Molto bene. Allora, partendo dal presupposto che io sono molto secchiona, nel senso, io credo che un attore, un performer, che ti si voglia, sfatiamo questa cosa, dobbiamo essere attori, nel senso che ci vuole una documentazione prima di tutto, anche già prima di fare le audizioni, secondo me. Però parlando per quanto riguarda poi il ruolo che riesci a fare o meno, io ho cercato di leggere delle biografie, adesso mi ricordo esattamente quale, però ne avevo letta un bel pezzettone dove mi sono presa tutti i miei appunti, e ho cercato di capire, ma questa da dove viene, questa mamma, la famiglia prima, perché diventa così? Perché ho cercato iniziare, bisogna essere un po' curiosi, no? Farsi un sacco di domande, cercare al quanto più possibile di argomentare, di capire, di informarsi. E la difficoltà stava nel cercare di gestire le richieste sicuramente del nostro regista con quello che invece magari erano i miei pensieri. Io magari inizialmente volevo optare per la verità, cioè cercare di dire, io devo, nella prima parte è molto narrativa, no? Prima di avere rapporti reali con gli altri personaggi, è molto più, cioè vi do delle informazioni, cosa succedeva nel 1954, eccetera, eccetera. E con il ritmo che voleva lui, che vuole lui tuttora, sempre, serratissimo, e quindi dicevo, ma io come faccio a conciliare quello che sta chiedendo giustamente lui, perché ragazzi, la parola del regista è la parola del regista, con magari come mi verrebbe a me nella vita. E però è una cosa figa, perché a un certo punto quando scatta quella cosa lì, sperando poi chi viene a vedere deciderà, perché ragazzi il pubblico è sovrano e capisce, cioè deve bisogna, cioè è proprio quella cosa lì che dici, perché se magari vado troppo veloce è veloce, che non è ritmo ma è diverso, però se voglio essere vera poi si perde. È un casino, ragazzi, cioè la recitazione è un casino, questo personaggio è un bel casino in realtà, perché i ruoli della mamma credo che siano sempre in scena delicati, belli, poi a volte divertenti, e adesso con Maurizio abbiamo trovato anche una sfumatura anche a volte un po' sopra le righe, cioè perché alla fine, siccome l'idea iniziale parte dai fans che vogliono interpretare la storia di Elvis, che vogliono mettere in scena i fans di Elvis e vogliono provare a mettere in scena appunto la sua storia, a volte io sono anche ballerina, e quindi come vai a giustificare, cioè se io prima ballo e poi sono lì che bevo e voglio cercare di far quella che è la madre, comunque c'è un problema.
Ho capito, quindi c'è un attimo di e invece alla fine viene tutto giustificato, sia per il pubblico più attento che per quello che magari si perde dei pezzi. A un certo punto sì, cioè a un certo punto rimane così, perché nel secondo atto sappiamo che viene sfatata questa cosa per la quale, ma scusa, ma quella era la madre, ah no, perché però non aggiungiamo altro, ed è divertentissimo. Cioè io credo che questa cosa sia geniale, un po' alla sei personaggi in cerca d'autore, sì, un po' a teatro nel teatro, sì. Studentessa di beni culturali, non se ne va questa cosa dentro. Ha detto che secchioni si vede, no ragazzi, è una bella cosa essere secchioni, vuol dire professionalità, vuol dire studio, perché il teatro, oltre ad essere sudore, vedo, e polvere, come abbiamo detto con Giancarlo, nel senso è sudore e tanta fatica. Perché uno crede che magari sì, ballano, cantano, che è vero, perché io credo soprattutto in Italia abbiamo delle voci, cioè ci sono delle voci veramente strepitose, però io credo che sia importantissimo per gli attori, performer, ripeto, che dir si voglia, essere anche un po' degli operatori culturali, quindi portare veramente delle cose giuste a chi vede, perché poi se no rimaniamo sempre con un pubblico legato a delle cose vecchie e sti giovani non... E noiose, non è il teatro, è vita, è cultura, è vita, è divertimento, è emozione, quindi mi raccomando. Max rinnova l'appuntamento, ringraziamo Elisa di essere stata con noi, ma rinnova tu l'appuntamento di farli venire tutti al Teatro Alfieri. Dovete venire al Teatro Alfieri a vedere Elvis the Musical, con lei ma con tanti altri grandissimi interpreti, e mi raccomando, fino a domenica siamo qua a Torino, ma il tour continua in tutta Italia. Grazie Elisa. Grazie a voi, è stato un piacere. Poltronissima prosegue, il backstage va avanti, ciao.